preghiera per una cosa sola, per vivere meglio, in salute, stando bene e stando insieme. Facciamo un applauso a questi volontari che sono qui e che davvero si prodigano di notte e di giorno e per aiutarci. Altro che volevo ringraziarvi della presenza, perché la vostra presenza premia quello che noi prima abbiamo fatto. Voi date un significato a quello che oggi andiamo a presentare. Mi fa molto piacere vedere una cosa così ampia e soprattutto vedere il mondo della scuola qua insieme a noi e cercare di fare cultura su questo elemento del suo. Dato seguito a idee, a riflessioni insieme al professor Spinella, a Monde, abbiamo avuto modo di approfondire e abbiamo deciso di concludere il nostro permanente di nomina e subito per me per questo voto. E quindi siamo andati avanti su questa strada perché abbiamo ritenuto una molto importante per il territorio sul quale noi siamo insediati. Siamo sicuramente molto contenti oggi per essere qui con voi a presentare un'iniziativa che è sicuramente qualcosa di lodevole per una struttura che oltre ad essere un luogo accoglie, come diceva il mio Oscar, migliaia di clienti e anche una struttura in cui ci lavorano centinaia, circa 500 persone, considerando i commessi, gli impiegati, anche tutto l'indotto dei trasportatori che ci effettuano le consegne ogni giorno. Quindi è un luogo sicuramente in cui affrontare il rischio infarto è molto importante, molto, come dire, un'operazione di prudenza, di prevenzione che sicuramente andava fatta. Ma questa è un'iniziativa, quella del defibrillatore, che è solo un po' la ciliegina su una torta un po' più ampia di eventi che abbiamo deciso di organizzare insieme alla Luisa. Cioè, noi quest'anno vogliamo legare ancora di più rispetto agli anni scorsi, anche se siamo su una strada dove siamo leader non solo dei consumi ma anche della porta del territorio, con le associazioni, cioè con tutti coloro che investono il proprio tempo gratuitamente, diceva Luisa, per fare del bene alla società, perché una società per avere il benessere, una società in cui ci sia il famigerato PIL che avanza ogni anno, ma è anche una società in cui la gente possa vivere sempre meglio dal punto di vista della salute. Sono qui a rappresentare il quartiere San Vitale di Bologna, il comune di Bologna, e voglio farlo in modo non rituale, partendo da un ringraziamento a chi è presente qui, a chi ha lavorato per questo progetto e a chi ha dedicato, e questo accade sempre di più, e nella nostra città dobbiamo imparare a considerarlo un grandissimo valore, un valore che non esiste in questo modo altrove e che forse siamo anche ancora troppo poco bravi a raccontare. Cioè il valore dell'associazionismo, del volontariato, di persone che decidono di dedicare parte, anche una grande parte del loro tempo, agli altri, nei modi più svariati, in questo caso in un modo straordinario che riguarda la salute, la vita delle persone. E il fatto che ci siano le scuole e che questo progetto sia esportabile nel mondo educativo ci fa pensare come dobbiamo ripartire poi da lì, cioè dall'educazione, dalle giovani e giovanissime generazioni, proprio perché quella paura, quella, diciamo così, quella sensazione di poca conoscenza che magari si aveva prima, oggi dobbiamo pensare che debba essere ribaltata con una forte campagna educativa, e campagna educativa che vede in questo progetto un'iniziativa lodevolissima che noi abbiamo avuto l'onore di sostenere e di condividere, e che ci faremo sicuramente parte per la sua possibile capacità espansiva, e quindi perché questo possa riprodursi in altre zone di questo territorio, in altre zone della città e perché no
possibilmente anche fuori dalla nostra città. Può anche dire al bambino di soffiare dentro un palloncino vigorosamente, così. Se non c'è il palloncino, va bene anche una bottiglia. Non troppo tempo fa, qualche malanno di cuore, quindi conosco bene i problemi che ci possono essere e mi sembra una cosa lodevole, soprattutto in un luogo come questo, dove davvero potrebbe esserci un'emergenza, perché c'è un'aggregazione di tante persone, sia importante intervenire in questo modo. Perché la salute comincia davvero con l'alimentazione, no? Dicevamo nello slogan di presentazione, siamo quello che mangiamo, siamo quello che corriamo, siamo anche quello che studiamo. Una persona che mangia bene, si muove ed è colta, cioè informata su quello che deve fare o non fare, è la persona che non solo vive più a lungo, cioè non bisogna vivere 100 anni per annoiarsi, bisogna vivere 100 anni bene, quindi non solo quantità di vita, ma anche qualità di vita. Le conseguenze di queste malattie cardiovascolari, il collega Bonzetti prima diceva, dobbiamo essere pronti anche quando si ferma il cuore, e la morte improvvisa sono 1 su 1000 all'anno, 60.000 persone di cui parlava il collega tanto prima. È la più importante emergenza medica. Okay. Abbiamo pochi minuti, dobbiamo intervenire in 5 minuti per salvare una persona dall'arresto cardiaco, come avete fatto voi stamattina con i ragazzi della pubblica assistenza città di Bologna, che è una nostra partner, io sono del 118, loro lavorano con noi per salvare vite umane e per formare le persone. Anche noi nel nostro piccolo, che siamo un'associazione di riferimento a un'unità operativa importante dove lavora appunto il dottor Bronzetti, siamo genitori di ragazzi, di bambini nati con cardiopatia congenita, quindi sono, diciamo, i nostri ragazzi quelli tra virgolette più a rischio, forse anche meno a rischio perché magari più controllati di altri, e quindi il fatto di divulgare, il fatto di che ci sia la possibilità di mettere nei luoghi pubblici defibrillatori è una cosa straordinaria, una cosa che noi già abbiamo fatto e continuiamo a fare ogni tanto con le scuole con le quali abbiamo dei rapporti, con i teatri. Comune multiplo, che è la prevenzione. La prevenzione si fa come abbiamo visto, la protezione civile fa prevenzione, ahimè purtroppo ultimamente molta emergenza, più che prevenzione purtroppo, e fa prevenzione sul territorio proprio allo scopo di preservare il territorio. Il coordinamento di Bologna, Consulta di Bologna, raggruppa 35 associazioni di volontariato, circa 2.000 persone, okay? Quindi 2.000 volontari che nel momento in cui c'è un'emergenza, c'è un'allerta, operano sugli argini, operano nelle strade, operano a contatto con il 118, perché anche in quest'ultima emergenza abbiamo avuto problematiche, cioè di raggiungere persone e poi collaborare insieme chiaramente per portare soccorso. I nostri stessi volontari hanno fatto corsi
proprio con 118 per l'uso del defibrillatore, perché ci può capitare anche noi volontari di trovare in una particolare situazione una persona che abbia delle patologie cardiovascolari. Vorrei ringraziare anch'io per la partecipazione che c'è la possibilità che ci ha dato il Centro Commerciale di Raga di partecipare a questa iniziativa. Prima abbiamo avuto degli incontri con i ragazzini delle scuole medie e direi che lavorare con loro è veramente, almeno per quanto mi riguarda, è veramente meraviglioso, perché condivido pienamente anche quello che ha detto il dottor Bronzetti, che i ragazzini effettivamente hanno un apprendimento che è eccezionale, basta spiegargli in due minuti e diciamo ripetono esattamente quello che noi abbiamo detto. Io ho tanti anni che lavoro, cioè vado nelle scuole partendo dall'elementare, arrivando fino alle superiori, e devo dire che danno delle soddisfazioni veramente enormi. Si parte chiaramente da come chiamare il 118 nelle elementari, fino ad arrivare alle superiori e insegnare le manovre per la rianimazione cardiopolmonare. Innanzitutto la nostra associazione collabora in regime di convenzione con il 118 e quindi con anche il dottor Riberti qui presente. Siamo un centro di formazione IRC, quindi cosa facciamo? Noi formiamo le persone, i nostri volontari e anche gli esterni, quindi chiunque ha bisogno di questo tipo di formazione per l'uso del defibrillatore. E nella vita di tutti i giorni comunque chi è impegnato in attività intellettuali studia, e quindi il cibo dà energia, quindi il cibo dà energia, dà prevenzione e quindi benessere. Ma cosa vuol dire educazione alimentare? Cosa vuol dire sana alimentazione? Perché noi ne sentiamo parlare, però dobbiamo anche sapere che cosa c'è alla base. Alla base c'è intanto la cosa fondamentale, conoscere perlomeno i principali macronutrienti. Che cosa sono? Allora userò il termine che lo definisce, diciamo, dal punto di vista scolastico, tecnico, scientifico: proteine, carboidrati, grassi, vitamine e sali minerali. Alcuni di questi ci aspettano anche nell'aperitivo che è stato preparato qui, quindi avremo modo anche di assaggiare questa breve parte salutare ed energetica che c'è sicuramente bisogno. La giornata di oggi, ringrazio moltissimo gli organizzatori e il direttore generale e il direttore del supermercato, perché questi spazi sono molto importanti per fare formazione e informazione, per sensibilizzare, perché tutti conoscono la parola diabete ma pochi sanno esattamente che cos'è il diabete. Noi abbiamo accettato volentieri questa partecipazione a questo evento grandissimo, soprattutto perché vuol dire dare al territorio un punto certo dove non si morrà. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'AVI si crede in un filo conduttore che è molto importante: conoscere. Conoscere cosa vuol dire? Rapportarsi con le associazioni che ci sono sul territorio. Siamo tantissime, oggi ne abbiamo viste degli altri. Questa è la nostra politica. Conoscere vuol dire condividere il problema che è quello della salute.